Mister, domenica altra partita in trasferta, si va ancora una volta su un campo molto complicato come quello del Pomigliano. Com'è andata la settimana e che partita ha preparato? La settimana è andata molto bene, ci siamo allenati abbastanza bene, quindi ci siamo preparati come sempre. Non abbiamo, ho detto pure prima, non cambiamo modo di pensare, noi ci alleniamo sempre alla stessa maniera. Non abbiamo, o se giochiamo con una squadra che è in prima in classifica o ultima in classifica, il nostro pensiero deve essere sempre quello, non è che ci cambia molto. Kicker Camone che è indisponibile, Starita ancora che è indisponibile, e poi qua c'ho Claudio Mazzella che 2 giorni fa ha avuto un problema, però penso di recuperarlo. Poi qualcuno c'ha qualche acciacco così, però sono recuperabili tutti. Abbiamo visto domenica scorsa Scalzone che è subentrato e ha anche segnato. In che condizioni sta il calciatore? E se tra poco lo potremo vedere anche dall'inizio? Beh, credo che mercoledì la partita di Coppa Italia la possa fare dall'inizio. Credo che in questo momento chi sta giocando a posto suo sta giocando molto bene, è nella condizione migliore della sua. Quando avrà lo stesso minutaggio a livello fisico così come ce l'ha Franco, poi Padin, mi potrà mettere in difficoltà, io ci penserò per il campionato. Mister, 10 punti in 4 partite, una squadra che segna tanto, che prende pochissimi gol. Probabilmente si è trovata la quadratura giusta della squadra. Sì, no, a questo momento sì, dopo io credo che noi non cambieremo mai atteggiamento. In questo momento rischiamo poco, prendiamo pochi gol, creiamo molto, la squadra è cresciuta molto in un giro di 3 settimane anche a livello fisico, perché noi poi dopo, come ho detto, abbiamo fatto pochi amichevoli, abbiamo lavorato molto, al di là dell'allenamento la condizione della proprio le partite amichevoli che noi non abbiamo fatto, no? Anche la conoscenza, perché avevamo cambiato molto. Adesso la squadra in questo momento sta facendo molto bene, per 60-70 minuti riesce veramente a giocare molto bene, e noi l'obiettivo nostro è quello, giocare bene per 60-70, perché 90 minuti è impossibile, no? Ci sono anche le altre squadre, quindi ci saranno anche i momenti da soffrire. Però se riusciamo ad avere questo atteggiamento, il fatto di giocare, di venire in avanti, di creare situazioni, di essere dinamici nei 60-70 minuti di partita, come siamo in questo momento, siamo una squadra forte e difficile da battere.